maglie. Dai ragazzoni, scegliete, potete scegliere fra una full Serie A, full Premier, full Liga. Io ho fatto la squadra degli slavi e la full black. Allora, non è finita perché sta vincendo la full Serie A in questo momento, la full Premier, la full Liga veramente c'ha due voti cacati. Forza ragazzi, siamo 35. Attenzione, se la giocano la full Premier e la full Serie A, attenzione, manca un voto soltanto. Un voto ragazzi, avete 5 secondi, chi vincerà? No! Non ci credo. Ragazzi, ha vinto la full Premier per un punto. Premier facciamo l'esotica. Per quello che ho a disposizione, anche Eze possiamo utilizzare, guarda. Gerard, cazzo, ne abbiamo di gente di Premier, eh? Però io devo portare in questo. Cioè, lui è fortissimo, secondo me, ragazzi. Per me è fortissimo. Bisogna livellare Rice. Andiamo. Finiamo di tutti sti cazzo di contratti. Vai. Ma tecnicamente dovrebbe esistere Roberto Baggio, però non so se è football può permetterselo adesso. Allora, questo è Rice, però... Allora, siccome contro il maestro giocatore è Dio, però c'è accelerazione 69, mazza che tronco. Ok, dai, così va bene. Allora, chi abbiamo poi? Beh, giocatori ne abbiamo, direi la verità. Poi se vogliamo portarci qualche altro esotico, ditemi voi, sto Mateus Nunes qua che gioca nel Manchester City. Almeno facciamo qualcosa, ragazzi, sennò veramente mi sera a fare sempre la stessa situazione delle divisioni. Almeno ci divertiamo facendo qualcosa di divertente. No, vabbè, dai, cominciamo così, ragazzi. Allora, istruzioni individuali. Difensivo su Burn. Anzi, no, Rice. I difensivi li lasciamo liberi. Contropiede su Rashford. Ci siamo? Ci siamo. Ruolo in partita. Allora, posizione corta. Attenzione che c'è comunque 86 Rashford. Poi la posizione De Bruyne. Calci d'angolo, li facciamo battere De Bruyne. Giocatore in area di rigore, ovviamente ci mandiamo Guardiol. E Rashford. Fine. Ci siamo, andiamo. Bergkamp, quella versione che ho io qua non va bene. C'ho la versione quella bella però su PC. No Ax, semplicemente abbiamo tempo fino a marzo mi pare per completare quella sfida dei calci di rigore. Quindi alla fine, volente o niente, li prenderemo comunque tutti quanti i giocatori che sono in quel pool. Questo è il mio avversario, anche lui molto esotico, con... Cazzo! Oh no, Bellingham non gioca in Premier. Porco zio. Ragazzi, provatevi per Tette qua, Tette 2.0. Sto qua non lo utilizzavo dai tempi della preistoria. Questo qua è garanzia. Guardiola, questa versione è garanzia. Mamma mia. Voglio proprio vedere cosa succede sta partita. Comincia la nostra avventura con l'Exotic Team, ragazzi. Bravo, Rice. Fammi vedere come cazzo giochi, perché con me sei sempre Dio. Bello questo lag. Vai Rashford, punta Rashford, vai così. Rashford! Marcus, Rashford, big time. Fallo, ref, ma schiacciato. Ehi, L2 dov'è qua? E niente, dritto. Vai così. Bravo, Thiago Silva, torna. Vai subito questa palla. Bello, vai Son, vola. Dai la forte. Ok. Niente, ragazzi. Comunque sto Rice è incredibile, eh? Vola adesso. Mi avevo chiesto di passare a Rashford. Mamma mia, ragazzi.
Mamma mia, ragazzi. Steph. Steph, è arrivato il momento. Rice contratto ammirato, l'ho fatto volare, ragazzi. No, ho sbagliato. Ma che belli tutti sti rimpalletti a favore, oi. Guardalo. Opla. Ragazzi, è fortissimo. Ovviamente devo chiedere la Rashford, ma non gliela vuoi passare. Non dire così, Gildo, non è finita. Partita finisce quando arbitro fischia, ricordatelo. Mettiamo Patrizio, eh? Mettiamo Patrizio. Ragazzi, beccatevi sto Bernardo Silva, eh? Beccatevelo, è veramente forte, eh? Però preparatevi a questo Bernardo Silva contatto mirato, è troppo divertente da utilizzare, eh? Ve lo dico. Ovvio. Guardalo, guardalo, guardalo. Cioè, c'è un body type clamoroso, eh. Cosa fa? Che un zampa, no, poverino Zamparini, dai. Forse segna, raga. Forse segna, raga. Ma era un po' col boost. Levati. Sbam! No! Troppo Lukaku, secondo me, non vive bene la situazione qua. Guardate Andy Cole, ragazzi. Per la squadra. E alla fine, porta... Porca vacca. Perché all'improvviso i miei giocatori vanno a 30 all'ora. Vai Burn. Vai bello. Mazza quanto sei schifoso. Vai, vai Son Heung-min. Dai la... Bene, bene, bene. Come si gioca bene, signori. Piccoli. Ah, comunque ragazzi, cioè, non è che fa niente. Anche se perdo non mi interessa proprio. Io sto in compagnia vostra. Figurati se mi metto anche a... Mi metto anche a piangere adesso, come dicono gli altri quando, quando perdono, che rosico. Sti cazzi, va bene lo stesso, raga, va benissimo. La prossima giocata titolare, eh. Guardate che bella partita. Figurati in piselloni. Fermi ne fa 93, cazzo, vada. Ma che squadra top. Vai! Mamma mia, il tempo... Ci ha messo un anno e mezzo per girarsi, raga. Mamma mia, eccoci qua con un gameplay della Madonna. Vai così. Bravo, Gerard. Guardalo! No, vabbè. Fallo, ref. Ref, ma your mother, ref. Vedete, your mother, ref. Perché lei è uno stronzo, lo devo dire. No, non mi voglio più trattenere. No, vabbè. Tete, vaffanculo, Tete. Bravo. Altro che doppio passo. Vai Sterling. Vai bello, vola.
Vai dentro, forte. No! Ho sbagliato. Minchia Steven, però fischia, ora che gli è passato il pallone è andata via un tempo di gioco netto però, eh. Perché l'hai dovuta stoppare. Basta che tipo t'appoggi. T'appoggia Rice. Guardalo! Niente, non può entrare ragazzi, non può entrare sta palla, dai. Non può entrare. No, 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 no. E ma... ma che cazzo di movimenti sono quelli, oh? Sono movimenti a nascondersi, non sono movimenti, non sono movimenti normali. Io non so chi passare la palla, perché fanno invece che tagliare in mezzo, si nasconde, fa il movimento tagliando dietro il difensore centrale. E è a vita facile così il difensore. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Madonna, Rice, che cos'è? Rashford! Porco zio! Per quanto mi riguarda la faccia è anche buona. Il problema fondamentale di questo videogioco rimane sempre i server. Cioè, se tu mettessi dei server dedicati a questo videogioco sarebbe la simulazione di calcio quasi, quasi definitiva. Però fino a quando ti rimangono i server palesemente peer-to-peer non dedicati, ci meritiamo questo. Un sacco di soldi, ha fatto un sacco di soldi con Ultimate Team, ragazzi. Veramente tanti. Attenzione, Diogo Jota arriva. Troppo bene sul massimo, cazzo, dai. Lui si è preso tutti gli showtime nuovi. C'ha Pirlo, Davids, Gullit, Serginho, Cafu, Guardiol, Rudiger e Ten Stegen. Però hanno fatto delle cagate, è giusto che paghino. E football, vedi, però non ne ha approfittato il football su sta roba. Ha semplicemente lasciato andare. Ha continuato a mettere epici e basta. Ah, ok, va bene, ci sta. Ah, ok, lui può parare. Bene, bene. No, vabbè, dai, mi ci hai fatto credere. Mi ci hai fatto credere. No, mi ci ha fatto credere, raga. Sembrava, se riusciva sto qualcuno andava a casa. Cioè, già a casa, ovviamente. Va bene. Ma chi cazzo la passo, dai. Ma non puoi, puoi lasciare da solo un giocatore. Quello è nuovo, sto a dire qua è nuovo. Bravo. Bello. Bello, bravo. Questa è l'azione bellissima. Non ci ho capito un cazzo qua. No, è prevedibilissima la crocchetta, ragazzi, eh. Mai corto così. Mai corto così. Però non si poteva fare. Ma perché ha fatto un passaggio così? No, dai, ma perché gli hai fatto un passaggio? Ma che gli l'hai passata? Niente. Vabbè. Questo, dai, da subito. Vabbè, niente, dai, vabbè, niente, solo sto al cazzo. Niente. Va così. Non sto palla qua centenario, mi pare. Bravo, Gerard. Niente. Va bene, non è un problema, va bene lo stesso. Niente, mi sono anche spostato il portiere, eh. L'ho anche spostato, non l'ho presa.
Basta, mi sono attivato io che premi start in continuazione. Mi sono un po' stancato che premi start in continuazione. Bravo, bravo. Ecco, chi ha premere sempre start, sempre start, sempre start, basta, figo. Ma sì, non... Johnny, va bene lo stesso. Devo star là... Il paradiso della brugola. Bravo lui, questo è bravo. Ma ogni volta che lo spostavo entrava lo stesso. Poi non mettono i passaggi, i giocatori stoppano la palla lentamente. Va bene, va benissimo. Non è un problema, cioè andare a mettermi lì anche a... Mamma mia, però ora... ho capito, ma in Coppa è una roba. Qua, cavolo... Non è il primo, Fischia, anche tutti gli altri che affronto a 100 anni. Figo, che fanno un cazzo di preparativo. Vai, su, giochiamo. Che movimento era quello lì? Porco zio, madonna mia, oh. Porco zio, ma... Oh, Son! Mi stai facendo veramente tiltare, mi stai facendo, Son, te lo giuro, guarda. GG, va bene, va bene. Cesar Prates! Che non seguono una logica quando fai determinate cose. Oh, bravo. Dai, però questa è veramente... Che cazzo è? Sì, posso capire cos'è quel colpo di testa fasullo. Sonno adesso lo togliamo, ragazzi, è una merda. Veramente non è... Non prende niente Sonno, ragazzi. Levati dal cazzo, però. Ma Gerard, c'è i passaggi della Madonna. Niente. Emozione. Ma vai a fanculo l'emozione di sti giocatori, va. Passaggio cortissimo. Che cazzo l'hai... L'hai fatto rimbalzare, l'hai fatto. Vai lì. Bello. E niente. Ok, Hernandez è veloce quanto sarà. Ci sta. L'ignoranza che regna sovrana su sto gioco, cazzo. Guarda Son, vai. Una volta, un filtrante, me lo sai mettere buono, Son. Ok, Pedri che fisicamente tiene testa a De Bruyne. Vada lì.
E poi c'è questo signore qua, ragazzi. Passa il tempo, ma è straordinariamente solido. Ah, era bello il passaggio. GG. Mi è piaciuta la squadra. Mi è piaciuta la squadra, divertente. Ha girato abbastanza bene. Rice, veramente un giocatore straordinario. Rice, davvero, non me l'aspettavo fosse così, così incisivo. Ma ha deluso un pochino De Bruyne stasera. Non è apparso, cioè, incisivo come nel test che abbiamo fatto l'altro giorno. Son, giocatore che dà delle ottime potenzialità e a tratti si muove anche molto bene, poi però inconcludente certe volte, non lo so perché. E per quanto riguarda poi il resto, è importante esserci divertiti.